Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vi faccio vedere come sbloccare la torre del grande altopiano Garudo, che si trova in questa zona della mappa qui, praticamente a est di Hyrule Centrale, sopra le terre Garudo. Come avete visto, qua attorno a questa torre non ci sono entrate da nessuna parte, non si può entrare. E qui in questo diario viene spiegato praticamente come fare ad entrare. Viene detto che praticamente c'è una grotta, non viene proprio specificato come entrare, ma viene detto che c'è una grotta. La grotta in questione è questa qui, che c'è in questo punto qua. Bisogna entrare dentro qua, non ci sono, la torre rimane praticamente alle nostre spalle in questo modo. Vi faccio vedere anche la posizione della grotta per farvi capire tramite rispetto alla torre dove ci troviamo. Non ci sono nemici di sorta a parte questi pipistrelli. Adesso io non sto neanche qua a recuperare materiali. Non c'è praticamente quasi nulla da fare se non raggiungere uno spazio, uno spiazzo là dietro. Io prendo uno di questi senza stare qua a fare troppa roba, tanto non ha senso secondo me. La posiziono così, la butto in acqua e cerco di raggiungerla senza morire. E ci facciamo trascinare dall'acqua in questo modo. Lì c'è una cascata. Intanto quello lì lo prendiamo, che ci dà l'emblema. Non ho ancora capito cosa servono quegli emblemi, però ce li dà e ho visto che sono anche abbastanza utili, quindi io lo prendo praticamente sempre. Ritorniamo sopra. Ok, ci è andata bene e siamo finiti dove dovevamo finire. Se no, altrimenti. Ok, allora il legno, come avete visto, è finito lì dove doveva finire. Io sono salito là e non dovevo salire. Comunque dobbiamo raggiungere di nuovo quel pezzo di legno lì che abbiamo preso noi prima, andando qua sopra, ok. E poi qua, nel caso, comunque ce n'è anche uno là dietro. Ve lo faccio vedere con l'ultramano, è lì. A questo punto dobbiamo usare Ascension, posizionarci qua sotto praticamente. In questo modo qui dovremmo rientrare direttamente nella torre. Esatto, siamo entrati nella torre. Adesso basta interagire col terminale e la torre sarà sbloccata. Ovviamente poi non penso proprio che ci sarà una porta per uscire. Sì, invece c'è la porta. Ok, e in questo modo abbiamo sbloccato la mappa. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. E io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.